nostro direttore Anthony Greco vi augura una buona visione con l'informazione da Telemelito, canale 625 del digitale terrestre. Sgarbi, shock, Reggio ha rotto le scatole, diciamo scatole per non usare il termine volgare usato da Sgarbi, e dice Reggio non è in Italia. Ennesima uscita infelice per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte, già politico di varie sponde, grande propugnatore dell'idea che i bronzi di Riace dal Museo di Reggio Calabria dovevano essere trasferiti a Milano per l'Expo 2015, Sgarbi sproloquia e dice gli unici che hanno rotto le scatole sono quelli di Reggio, che non è nemmeno in Italia. Sui bronzi e il mancato viaggio in Lombardia afferma la scelta è stata politica e non tecnica. Tra l'altro è stata fatta una commissione di deficienti, quello nominato da noi ha poi votato contro di noi. Sgarbi fa sempre parlare di sé, ovviamente in negativo. Reggio, Falco Matà incontra i sindaci del Reggino per l'emergenza rifiuti. Giuseppe Falco Matà, che insieme a una dichiarazione di sindaci della provincia ha affrontato la questione dell'emergenza rifiuti, erano presenti i sindaci Santo Monorchio, Bagaladi, Vincenzo Crupi, Bova Marina, Roberto Vizzari, San Roberto, Paolo Laganà, Motta San Giovanni, Salvatore Mafrici, Condofuri, Domenico Romeo, Calanna, Rocco Lavalle, Villa San Giovanni. Anche il comune di Reggio Calabria vuole inserirsi tra i comuni virtuosi della provincia che hanno già avviato un serio percorso della raccolta differenziata. Tale situazione d'emergenza infatti non penalizza solo la città di Reggio, ma anche i comuni limitrofi. Ecco il perché della richiesta di un rinnovo dell'ordinanza regionale appena scaduta, non soltanto per uscire dall'emergenza e consentire di liberare la città dai rifiuti e da problemi di carattere igienico-sanitario, ma anche per avviare un serio e puntuale percorso di raccolta differenziata porta a porta. A tal proposito, sabato 15 novembre alle ore 12 presso il Palazzo San Giorgio, i sindaci della provincia di Reggio Calabria e il sindaco Giuseppe Falco Matà incontreranno il direttore generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, l'ingegnere Bruno Gualtieri, al fine di procedere di concerto con il Ministero dell'Ambiente al rinnovo dell'ordinanza. La sinergia e la cooperazione dei comuni, anche per quanto sancito dalla legge regionale dell'11 agosto 2014, numero 14, rappresenta il futuro nel settore dei rifiuti. Il comune di Reggio Calabria deve essere messo nelle condizioni di programmare e avviare al più presto la raccolta differenziata porta a porta. In 100.000 a Roma per la riforma della pubblica amministrazione, tanti da Reggio Calabria. Le riforme, quelle vere e non di facciata, dichiara il segretario reggino Cisle Serranò, attraverso cui è possibile realmente invertire l'attuale trend, passano dalle gambe e dalle idee delle persone, coinvolgerli, valorizzarli, dovrebbe essere la mission di uno Stato che vuole realmente riformare le sue fondamenta. Ed è invece la realtà è completamente quella opposta. Si predica bene, ma purtroppo si razzola male. Il sindacato confederale non ci sta, non accetta un altro blocco di contratti. La manifestazione nazionale prosegue, celebrata nei giorni scorsi in difesa dei servizi pubblici nella capitale, particolarmente partecipata, ha lanciato un messaggio chiaro. I dipendenti pubblici sono un'importantissima risorsa che merita particolare attenzione e per questo vogliono essere protagonisti delle riforme. Una consultazione online e due slide lanciate in pompa magna non possono fare una vera riforma. A Roma, compatte e romorose sono state le delegazioni della CISL Regina con oltre 300 lavoratori, la CISL Scuola col suo segretario Arcangelo Carbone, la FNS CISL con il segretario provinciale Giuseppe Rodà e il segretario regionale Filippo Vilasi, quindi la FIP CISL con la sua segretaria generale, Luciana Giordano. La Confederazione è stata rappresentata dal segretario generale Serranò e dal segretario Musolino. I punti della protesta sono stati lo sbocco del contratto fermo dai 6 anni, investire in una vera riorganizzazione dei servizi, degli enti e dei ministeri, costi e servizi standard, investire sulle competenze, valorizzare istruzione e formazione come leve per la crescita del Paese.
La manifestazione nazionale a Piazza del Popolo a Roma, conclude il segretario, è il culmine di una lunga maratona di iniziative nelle piazze, nelle assemblee, raccolta firme, comunicati stampa per spiegare alla cittadinanza l'importanza del lavoro pubblico. È stata una grande iniziativa che continua con la mobilitazione finché non porteremo a casa il contratto e le vere riforme. Reggio, chieste 18 condanne per gli esponenti della cosca Ascone di Rosarno. Pene che vanno dai 5 anni e mezzo ai 16 anni sono state richieste dal pubblico ministero della DDA di Reggio Calabria, Roberto Di Palma, nel processo con rito abbreviato nei confronti di 18 persone accusate di appartenere alla cosca dell'Andrangata degli Ascone di Rosarno. Agli imputati vengono contestati a vario titolo di reati di associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, detenzione illegale di armi, favoreggiamento dei latitanti, ricettazione e riciclaggio. Boa Marina, partita di beneficenza del Rotary per raccogliere fondi contro la poliomielite. Partita di beneficenza allo stadio Veterani dello Sport a Boa Marina, organizzata dal Rotary Club di Reggio Calabria Est. Facciamo squadra per combattere la poliomielite. Ci racconta tutto Silvio Cacciatore. End Polio Now. Eradica la poliomielite adesso. Questo è il motto della campagna internazionale della Rotary Foundation, portato avanti da tutte le migliaia di club nel mondo, il cui club Reggio Calabria Est a Bova Marina ha organizzato una partita di beneficenza per raccogliere fondi al fine di sconfiggere definitivamente la poliomielite. Il Rotary vaccina direttamente i bambini e coloro che sono affetti da questa malattia, afferma la presidente Gina Scordo in diretta televisiva al Gran Mattino e poi di persona sul campo di gioco. Siamo al 99% ed anche grazie all'impegno della Fondazione Melinda e Bill Gates, il fondatore di Microsoft, siamo pronti a debellare questa malattia per sempre. Dopo l'incontro sportivo dei più piccoli allo stadio Veterani dello Sport di Bova Marina, alla presenza del sindaco Vincenzo Crupi, del consigliere provinciale Pierpaolo Zavettieri, del presidente dell'Ente Parco Nazionale d'Aspromonte Giuseppe Bombino e del presidente della Consulta Giovanile Leo Plutino, la polisportiva bovese ha sfidato la squadra del Reggio Calabria Est, composta tutta da rotariani, e che per suo capitano aveva Gaspare, ragazzo autistico ospite della Fondazione Marino. Una bella giornata che si è conclusa con un messaggio universale di speranza. Nessuna sfida è impossibile. Facciamo squadra per battere la poliomielite. Chiudiamo la nostra pagina informativa con lo sport. Regina Salernitana, una partita per Armandino, i tifosi al club, l'incasso per le cure del piccolo. Quando il calcio come gioco viene messo in secondo piano per utilizzarlo come strumento per una nobile azione, è sempre da lodare il promotore di queste meritevole iniziative. Venerdì sera andrà in scena al Grillo di Reggio Calabria la partita tra Regina e Salernitana, due colori che si uniscono per rafforzare un gemellaggio storico e soprattutto per essere partecipi di un'iniziativa importante e bellissima. Infatti chi segue la Salernitana e non solo conosce la storia di Armandino, un piccolo tifoso granata che è impegnato nella lotta più dura della sua vita, sconfiggere un brutto male. Per questo un gruppo su Facebook lo urlo, lo grido e lo canto, tifo Regina e me ne vanto. Ha lanciato un messaggio alla Regina Calcio e invita tutti gli altri tifosi amaranto a inondare la posta della società per devolvere l'intero incasso della partita per le cure del piccolo Armandino. Un gesto nobile, aspettando la risposta della società, che può aiutare una piccola creatura a tornare alla vita normale e magari in futuro averlo anche come ospite al Granillo, a scambiare la sua sciarpetta granata con quella degli amaranto. Bene, è tutto anche per oggi, vi ringrazio per l'attenzione che avete sin qui prestato e vi auguro come sempre buona visione sui programmi di Telemelito canale 625 del Digitale Terrestre.